Bene, bentornati a tutti per una nuova puntata di Leonardo risponde. Ho visto già qualche domanda, perché cominciamo subito a leggerle e a procedere con l'aiuto del Signore con le risposte. Fra Franci65 chiede: buonasera, padre, stare in ginocchio dall'inizio della consacrazione fino all'Agnus Dei, tranne al Padre Nostro e allo scambio della pace, può allontanare dalla comunione fraterna che si instaura forse avrà finito dopo. Ah, ho capito, ok. Assolutamente no, se non è questa l'intenzione con cui viene fatta da qualcuno. Mi pare che abbiamo già risposto in una puntata di Leonardo risponde a questa cosa qui, nel senso che nei prenotando del Messale Romano c'è scritto che nonostante nell'attuale disciplina liturgica i tempi in cui si sta in ginocchio durante la Santa Messa sono dall'Epiclesi al Mistero della Fede, questo è quello che è strettamente prescritto, non è assolutamente impedito ai fedeli, anzi è cosa lodevole, che preferiscano conservare l'uso antiquior, cioè di permanere di stare in ginocchio dal Sanctus fino al per Cristo con Cristo in Cristo e poi di rimettersi in ginocchio prima e dopo la comunione di farlo. Quindi, non essendo impedito, nessuno può impedirlo, quindi né peccare, insomma, per queste forme, diciamo, di zelo a volte un po' troppo eccessivo, che poi tra l'altro è uno zelo che va a discapito dell'unico soggetto protagonista della liturgia, che dovrebbe essere il nostro Signore Gesù Cristo, insomma, a cui è dovuta tutta quanta l'amore, l'adorazione possibile e immaginabile, no? Scorro per trovare la seconda domanda. Galipolizza: allora, Don, mi voglio scusare se la domanda può essere stupida, ma mi chiedo la Divina Commedia che attinenza ha con la realtà a noi nota dell'inferno, del purgatorio, del paradiso? Allora, c'è una piccola imprecisione in questa domanda, perché non lo so a lei, Galipolizza, ma a me la realtà dell'inferno, del purgatorio e del paradiso non è che è tanto nota, nel senso che nessuno ha un'idea adeguata di come siano questi luoghi, se non chiamiamoli luoghi, poi è un luogo, diciamo così, molto virgolettato, perché noi abbiamo bisogno comunque di un linguaggio, ma quando si entra nella dimensione dell'aldilà tutto diventa, come dire, abbastanza relativo e soprattutto ignoto. Noi sappiamo poco, ecco, dalla Sacra Scrittura e dalla rivelazione pubblica, anche dal Magistero della Chiesa, che è molto sobrio. Sappiamo che in Paradiso c'è la visione beatifica, che consiste nella visione e nel godimento di Dio faccia a faccia, e quindi con la cosiddetta gloria essenziale c'è la gloria accidentale, cioè il godimento che i beati hanno di tutto ciò che Dio non è, ma di cui godono infinitamente, quindi la presenza delle altre creature, delle persone care, degli angeli, dei santi, della Madonna, e di tutto ciò che Dio ci metterà a disposizione, ma non lo sappiamo noi cosa c'è dall'altra parte, insomma, no? Quelle cose che orecchio non vide, né quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore d'uomo, queste Dio ha preparato per coloro che le amano. Non ne abbiamo un'idea adeguata. Dei tormenti dell'inferno lo stesso, sappiamo che nell'inferno c'è il fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli, sappiamo che c'è il rimorso, il verme che non muore, sappiamo che c'è la vista dei demoni, sappiamo che ci sono dei tormenti sensibili. Dante certamente ha rappresentato queste cose in maniera presumibilmente fantasiosa, c'è chi dice, insomma, che un pochino sia stato ispirato, insomma. È più facile certamente rappresentarsi le pene dell'inferno che non i godimenti del paradiso, perché i godimenti del paradiso sono assolutamente incomprensibili e ineffabili a mente umana, mentre i tormenti dell'inferno sono una peggiorazione molto grave, insomma, però di qualche cosa, insomma, che purtroppo già ne possiamo fare esperienze. In purgatorio c'è la pena del danno, quindi la visione, la privazione della visione beatifica, per la quale si soffre perché si ha un'idea più adeguata di ciò che Dio è, avendola, come dire, percepita nel corso del giudizio particolare. E ci sono alcune pene dei sensi necessarie alla purificazione dei peccati, dipendenti dal numero, dalla specie dei peccati commessi, eccetera, eccetera. Quindi Dante ha, come dire, sulla base di queste cose, elaborato, ripeto, c'è qualcuno che dice che sia stato ispirato. E certamente, per esempio, il cosiddetto contrappasso
che caratterizza l'inferno, è come dire, il contrappasso ha un fondamento biblico, c'è la parabola del ricco ebulone, dove il Vangelo di Luca, dove chiaramente Gesù dice: adesso tu nella tua vita hai ricevuto i tuoi beni, Lazzaro i suoi mali, ora tu sei nei tormenti e lui è nella gloria. Questo è, diciamo, l'esemplificazione del contrappasso, ma purtroppo non si può troppo andare nei dettagli. Ci sono dei santi e delle sante, mistici e mistiche, attendibili, a cui il Signore ha fatto vedere qualcosa e per cui nella libertà, ecco, di coscienza, che queste cose comunque lasciano ai fedeli, perché si è liberi, insomma, di farne l'uso più appropriato, se uno vuole può approfondire, insomma, andando a vedere qualcosa. Per esempio Santa Faustina, tutti sanno che nel diario ci sono le sette pene dell'inferno secondo Santa Faustina, cioè, esiste anche un opuscoletto, insomma, che sta anche in giro nella mia parrocchia, insomma, dove Gesù, per far rendere conto di che cosa rischiano i peccatori, gli ha mostrato che cos'è l'inferno con le sue sette pene. Insomma, chi ci crede ha un'idea adeguata a questo. Dobbiamo sempre tenere presente che la cosa fondamentale, ciò a cui noi dobbiamo aderire con fede divina e cattolica, è sempre la rivelazione. Quindi è ciò che nella sua sobria essenzialità ci trasmette e ci tramanda la Chiesa, perché quello è strettamente necessario per la nostra salvezza. Dettagli e particolari, per carità, se uno ci si accosta non per spirito di curiosità, ma con spirito buono, possono essere utili. Il Signore ha supplito appunto a questo, dando alcune indicazioni tramite rivelazioni private, non rivelazioni pubbliche, e che certamente possiamo accogliere e utilizzarle, insomma, per la nostra crescita e vita interiore. Cristina Bianco 3 dice: gentile Donardo, cosa ne pensa dell'aromaterapia? Già la faccia che sto facendo è abbastanza emblematica, no? Se io uso un olio essenziale per momenti di preghiera non va bene? Ma olio essenziale per momenti di preghiera, non capisco bene che cosa significa. Allora, di queste cose io non sono molto molto competente. Un'altra volta che lo sento, aromaterapia, dicono a Roma, tra l'altro so due, insomma, nel senso, non ho proprio mai sentita questa cosa, ecco, purtroppo abbiate pazienza, insomma, ma ecco, queste sono problematiche di queste cose un po' particolari. È sempre bene, come dire, se possibile, parlarne con qualche bravo esorcista, perché sono loro, insomma, se non ci sono controindicazioni, come dire, di spiriti, di contatti, di queste robe strane, insomma, col mondo dell'occulto, io non lo so, è una cosa del tutto indifferente, insomma. Se invece c'è il pericolo di qualche cosa del genere, evidentemente è meglio evitare, insomma, no? Quindi non saprei, mi dispiace purtroppo dire altro. Ave Maria, donna, è consentito mettere i piedi dove ci si inginocchia? Intende dire sull'inginocchiatoio? Beh, sull'inginocchiatoio ordinariamente no, a meno che non ci siano, come per esempio sono nella mia parrocchia, sono fatti mettere io, non ci siano, diciamo così, i battenti, non so come chiamarli, cioè l'inginocchiatoio che si alza, l'imbottitura, diciamo così, dell'inginocchiatoio che si alza, quindi lascia scoperta soltanto la parte dura, rigida dell'inginocchiatoio, e poi c'è la parte, diciamo, morbida che la copre, insomma, no? Se invece gli inginocchiatoi sono così allo stato puro, è meglio non appoggiarci, evidentemente, insomma, per ragioni sia di decoro che anche, insomma, di igiene e i piedi, no? Perché se uno ha le scarpe sporche, dopo che ci si inginocchia, insomma, si sporca i vestiti, cioè è una cosa anche un pochino, diciamo così, pratica, no? Bene, ci si arriva. Vale.il scrive: buonasera a tutti, una presentazione sul modello di Giovanni sulle nozze di Cana. Come mai Gesù sembra rivolgersi bruscamente a Maria dicendo: le donne che vuoi da me non è ancora giunta la mia ora? Allora, vale.il sicuramente non sta seguendo il ciclo di incontri biblici che sto facendo quest'anno sul Vangelo di Giovanni, perché ne abbiamo recentissimamente parlato, insomma, di questa cosa. Del resto, siccome io metto tanta roba, insomma, in giro, è difficile vederla tutta.
E c'è evidentemente una spiegazione, non dice cosa vuoi da me, dice che cosa ho da fare con te, donna, non è ancora giunta la mia ora, no? E il significato di quella frase è duplice. Innanzitutto Gesù chiama la Madonna donna, ecco, ma donna non è un dispregiativo, Madonna è la nuova Eva, quindi, quindi sta riconoscendo in Maria Santissima, la chiama solo donna nel Vangelo di Giovanni, non semplicemente una donna, ma la donna con la D maiuscola e per antonomasia, cioè la nuova Eva destinata a rovesciare la Eva antica e ad essere con il nuovo Adamo sua socia e cooperatrice, collaboratrice nell'opera della redenzione. Ecco, non è ancora giunta la mia ora, e c'è una duplice possibilità di essere intesa: l'ora di fare i miracoli, che è il significato più vicino a quello letterale, e questo ci fa comprendere che per l'intervento della Madonna Gesù ha anticipato l'ora dei miracoli, ma c'è anche un significato un pochino più mistico. Cioè nell'interpretazione spirituale del miracolo delle nozze di Cana, una tra le tante, l'acqua che si trasforma in vino rappresenta la redenzione, quindi l'acqua della nostra vita in odore, in colore, in sapore, che è la vita di chi sta lontano da Dio, nella vita gioiosa, bella e piena d'amore, simboleggiata dal vino di chi vive nella carità. E questo si sarebbe compiuto con la morte di croce di Gesù, no? Quindi, e in effetti anche sotto la croce Gesù richiama di nuovo la Madonna donna dicendole donna ecco tuo figlio. Quindi in entrambi i casi, in entrambe le due significazioni che sono evidentemente entrambe possibili, qui non si tratta assolutamente di rivolgersi bruscamente alla Madonna, ma di glorificarla assai. Quindi grazie a te, o oh madre, io anticipo i miracoli. E sulla croce, dalla croce, come farò io la prima consacrazione al cuore immacolato di Maria, perché donna ecco tuo figlio non è altro che la prima consacrazione solenne, insomma, che Gesù ha fatto nel discepolo amato, in San Giovanni, e di tutta quanta l'umanità al cuore di sua madre, presente, non senza motivo, come cooperatrice di Gesù, ecco, che ha unito il suo sacrificio di madre di Dio in uno con quello del figlio per la nostra redenzione. Maria Grazia, punto 12, scrive: Pace don che Dio la benedica per quello che lo Spirito Santo per lei. Non mi sono accorto che era una frase di questo genere, altrimenti l'avrei omessa. Diciamo sempre al Signore, ma ecco, pensavo fosse una domanda. Va bene. Vincenzo, punto corrupato, scrive: Padre, si possono far celebrare sante messe per i vivi? Ad esempio, per la guarigione da una malattia oppure che si realizzi un determinato desiderio, se il celebrante riferisce ad alta voce questo. Che si possono celebrare messe per i vivi? Assolutamente sì, la messa si può celebrare per qualunque tipo di intenzione, per la conversione di una persona, per la guarigione, si possono celebrare messe di espiazione, a sconto dei propri peccati, per qualunque intenzione. Il fatto che il sacerdote le dica ad alta voce, questa è una stravaganza, una stranezza, che ha cominciato a prendere piede con il fatto che ora la messa si recita per intero anche la parte del canto ad alta voce. Quando anticamente nella messa in rito antico il canone era tutto quanto in segreto, non si poneva assolutamente questo problema perché nessuno sentiva i nomi dei morti, perché il sacerdote gli diceva mente. Ora, l'alta voce e la bassa voce non c'ha nessun significato, d'accordo? Che un morto sia nominato anche durante una messa non serve assolutamente a nulla se non a farlo sentire ai presenti. La cosa fondamentale è che il sacerdote, perché questa è la celebrazione di una messa, il sacerdote dispone di un frutto del tutto particolare della Santa Messa che dipende dal fatto che lui la celebra e che può essere applicato dal sacerdote per una intenzione che gli viene chiesta o per quando non gli viene chiesta per quello che lui vuole. La cosa fondamentale è che ci sia questo atto di volontà interno, d'accordo, del sacerdote che applichi la messa secondo quell'intenzione, qualunque essa sia, punto e basta. Tutto il resto è tutto quanto accessorio e completamente inutile. D'accordo? Un sacerdote che accetta un'offerta di celebrazione per una messa, questo è bene saperlo, è obbligato dalla virtù cardinale della giustizia, sotto pena di peccato grave, a soddisfare possibilmente di persona o quantomeno facendolo fare ad altro sacerdote a quell'intenzione di messa singolarmente.
senza accumularla, senza il permesso dell'offerente, con nessun altro tipo di intenzione. Ok, Carlo Zapp scrive: buonasera padre, volevo capire che differenza esiste esattamente tra il corpo e il sangue di Cristo nelle sacre specie. Allora, ci sono due tipi di presenza, come dice San Tommaso, di Gesù nelle specie eucaristiche. Una, diciamo, secondo la propria specie, come dire, una è essenziale ed una per concomitanza, cioè l'ostia viene trasformata nel corpo di Gesù e il vino nel sangue di Gesù, cioè nella sostanza corpo di Gesù e nella sostanza sangue di Gesù. Perché? Perché la messa è la ripresentazione sacramentale del sacrificio della croce. E come quando Gesù era crocifisso, il suo sangue era separato dal suo corpo, così sull'altare sangue e corpo di Cristo si trovano separati l'uno dall'altro, perché sull'altare si sta riproducendo veramente, non simbolicamente, ciò che accadde nel sacrificio cruento della croce. L'unica differenza è che in quel momento Gesù non soffre, non si tratta di un sacrificio cruento. Ora però, a fianco alla presenza, quindi sotto questo punto di vista, le specie sono distinte. Per un conto il corpo di Cristo, un conto il sangue di Cristo. Però, c'è un però, che Gesù è presente non soltanto con la sua presenza essenziale, ma anche con la sua presenza per concomitanza. E per la presenza per concomitanza, che adesso in due parole spiegherò, è tutto Gesù presente in ciascuna delle due specie e in ciascuna parte di essa, anche minime. Cioè, non è quando uno si assume l'ostia, prende il corpo di Cristo come se fosse solo corpo separato dall'anima, dal sangue e dalla divinità, e viceversa. Quindi beve il sangue di Cristo come se fosse separato dal corpo, dal sangue e dalla divinità. Per un motivo molto semplice, che vedete, io adesso, io che sto parlando, chi mi vede in diretta, questo lo può vedere, anche chi vedrà il video, non chi ascolterà il podcast, e io adesso sono vivo. Quindi il mio corpo è qui, davanti a questo dispositivo di ripresa, in questo luogo ben preciso. Ma insieme al mio corpo, siccome io sono vivo, ci deve essere per forza pure il mio sangue, ci deve essere per forza pure la mia anima, forza, non si possono separare l'uno dall'altro. Ecco, così il mio sangue sta qui, sta dentro le mie vene, ma sta dentro le mie vene, quindi scorre dentro il mio corpo e è unito alla mia anima. Siccome Gesù è vivo, non è un morto, se io transustanzio qualcosa nella sostanza del suo corpo, è chiaro che dove c'è il suo corpo ci deve essere per forza lui tutto intero. Dove c'è il suo sangue ci deve essere per forza lui tutto intero. E quindi, per questo che la Chiesa insegna, che la comunione sacramentale si può fare o sotto una o sotto due specie, indifferentemente l'una dall'altra, per esempio le persone che non possono deglutire, con le dovute accortezze, possono fare in certe forme particolari la comunione soltanto al sangue di Cristo, non ci sarà nessunissima differenza. Cioè, se io assumo una goccia di sangue di Cristo o un frammentino di un millimetro quadrato di ostia consacrata, non c'è nessuna differenza. Ho sempre assunto Cristo tutto intero. Quindi spero che sia stato per quanto possibile chiaro. Questo è quanto la Chiesa è riuscita, diciamo così, a capire di questo grande mistero e a definire attraverso e le dottrine che sono state fatte in primis dal Concilio di Trento, ma l'ultimo, diciamo così, a definire in termini così chiari e limpidi è stato Paolo VI, San Paolo VI, nella lettera enciclica Mysterium, lettera, non so se è un'enciclica o comunque, nella lettera Mysterium Filii. Maria Grazia, punto 12. Donato, è normale che durante il sacerdote. Che durante la confessione il sacerdote non dica nemmeno una parola e assolvere direttamente. Mi è capitato addirittura che mi assolvesse ancora prima di parlare. Ma io non amo di queste cose, è sempre bene, Maria Grazia, parlare a voce, perché quello che lei dice certamente lascia un pochino perplessi, no? Per carità, nessuno sta dicendo che lei non dica il vero, no? Però sarebbe necessario circostanziare un pochino, quindi fare un pochino un discorsetto, fare qualche domanda, capire un attimo bene quello che è successo e anche capire altre cose, insomma, che non è il caso di procedere a farlo in pubblico, quindi, né perché non si instaura, insomma, un alter ego tra noi due, ma anche perché si tratterebbe di cose che
sono un pochino riservate, no? Quindi la valutazione di ben circostanziati fatti specifici, ecco, richiede la conoscenza di tutta quanto una serie di circostanze specifiche che non è possibile, ecco, adesso acquisire in questa sede, no? Se marito e moglie nello scambio della pace scambiano un bacio delicato sulle labbra è fuori luogo? Assolutamente sì. Ecco, non è quella certamente né il luogo né la sede appropriata, anche se il gesto, insomma, è un gesto assolutamente lecito, non solo tra marito e moglie, ma anche fuori di quel contesto. Lo scambio della pace, il rito latino, si fa dando la mano a chi sta vicino, al vicino destro, al vicino sinistro, senza fare giro tutta la chiesa, senza girarsi, senza perderci troppo tempo, ma l'osservanza dei gesti liturgici è l'osservanza dei gesti liturgici. Quindi si dà la mano, ecco, sia che sia marito, moglie, figlio, insomma, ci si dà la mano, insomma, no? Gabriella Cianci, Gabri Cianci dice: Donardo, buonasera, sono coppia, stata sposata non da un sacerdote ma da un pastore protestante. Quella coppia sposata davanti a Dio? Assolutamente no, perché un pastore protestante, cioè non, allora, un pastore protestante non può validamente assistere ad una celebrazione di nozze cattoliche. E siccome certamente il sacramento è fatto dal consenso degli sposi, ma è una norma canonica, ma comunque vincola. E seriamente il matrimonio deve essere assistito da un ministro idoneo e adeguato. Per assistere a un matrimonio ci vuole un sacerdote cattolico o un diacono. Non fa niente se transeunte o permanente cattolico per ricevere validamente il consenso degli sposi. Tra l'altro, nella disciplina, insomma, della Chiesa latina, il sacerdote, quindi il ministro adeguato a ricevere il consenso è il parroco, oppure persona che sia dal parroco espressamente delegata. Quindi c'è anche quest'altra cosa, insomma, i fratelli protestanti non credono nel sacramento del matrimonio e non riconoscono il matrimonio come sacramento, per loro è semplicemente una benedizione. Quindi sicuramente un matrimonio celebrato in questo modo non dà vita ad un reale sacramento, quindi chi l'avesse fatto semplicemente davanti a Dio è un pubblico concubino, niente di più. Dall'Enogare Stefano: ho visto un demonio a 20 e 21 anni, non so se lei ci crede. Beh, capirei, ma non ricordo più com'erano, anche se vorrei. Ma perché allora certi preti dicono che si morirebbe alla vista? Allora, figliolo mio caro, questo discorso qui è assolutamente non fattibile né in diretta Instagram, né tantomeno per iscritto, né tantomeno a distanza. Questo è un discorso che richiede il dialogo personale tra il sacerdote e lei. E anzitutto poi un previo discernimento su quello che è successo quando aveva 20 e 21 anni, perché tutti quanti credono che i demoni esistano, però bisogna vedere quello che realmente è successo in quella sede, no? Rosy Biffi dice: buonasera Donato, le reliquie anatomiche dei santi mi suggestiono un po', ma c'è stata profanazione dei cadaveri o cosa? Non so, prendere una reliquia non è una profanazione di un cadavere, no? Le reliquie sono cose sacre e sante, perché i corpi dei santi sono santi e il contatto con essi produce dei benefici oggettivi e sacramentali attestati dalla pura esperienza decennale della Chiesa, insomma, a volte guarigione di malattie, quasi sempre fuga dei demoni. Le reliquie dei santi sono state da sempre oggetto di venerazione, somma, e la Santa Messa non si celebra. Prima era tassativo questa cosa, adesso è un po' più, come dire, meno stringente la normativa, ma una volta la Messa non si celebrava se non su un altare dove c'era la reliquia di un martire o di un santo, insomma, quindi non c'è nessun tipo di profanazione dei cadaveri, no? Grazie a M22 dice: buonasera Don Leonardo, le messe gregoriane si possono far dire per più persone defunte?
hanno però lo stesso beneficio di quello che fate dire per un solo defunto? Grazie. La risposta è no, perché la messa va celebrata per un defunto, non per tanti defunti, perché il frutto del sacrificio della messa, quindi quello che il sacerdote può applicare, non è come il sacrificio della croce di Gesù, cioè di valore infinito, d'accordo? Perché se fosse sempre di valore infinito, non servirebbe mettere nessun tipo di intenzione nella Santa Messa, perché quella messa copre a livello infinito, d'accordo? Tutte le necessità di tutti i defunti, di ogni luogo, di ogni tempo, di ogni intenzione di tutti quanti, ma così non è, la Chiesa non ha mai fatto questo, perché il sacrificio che Gesù ha compiuto sul Golgota, certamente compiuto da lui, ha valore infinito, ma quando è sacramentalmente rinnovato sull'altare da un sacerdote, ha una portata limitata, perché è un atto finito di un essere umano. Ecco, e quindi non può essere, è evidente che essendo i frutti limitati, se tu li frazioni a tempo, come dire, a tempo e modo illimitato, evidentemente ne diminuisci il valore. Questo è un dato di fatto, insomma, no? I sacerdoti un tempo, me lo raccontava un mio parente che aveva un parente sacerdote, avevano la loro agendina, c'erano un defunto per ogni giorno e non prendevano mai più di un defunto. Se c'era già in quel giorno un altro defunto, gli dicevano: la messa non te la posso celebrare, troviamo un altro giorno. Ave Maria Don Leonardo, buon sacerdote che ha lasciato il ministero sacerdotale e formato una famiglia, fare da padrino di battesimo. Certamente, se il sacerdote ha avuto la dispensa dal celibato e si è unito in matrimonio sacramento, non ha assolutamente nulla di irregolare nei confronti della legge della Chiesa, quindi non si veda perché non debba essere ammessa a fare da padrino e da madrina. È evidente che poi il padrino e la madrina sono scelti dai genitori del battezzando e che la scelta del padrino e della madrina impegna la responsabilità dei genitori. Quindi non ci sono condizioni ostative, però è evidente che in coscienza i genitori, nella scelta del padrino e della madrina, devono fare una valutazione di opportunità, come dire, di fiducia della persona che viene scelta, di capacità di assumersi le responsabilità che derivano da questo ufficio, perché il fatto che oggi siano sul piano di fatto trascurate non significa che però non ci siano. Ecco, quindi non va accettato a cuor leggero questo ufficio da parte di chi viene richiesto, ma non va neanche richiesto a cuor leggero da parte di chi appunto deve richiederlo in favore dei propri figli. Antonio Di Trani dice: caro padre, Ave Maria, fino a che punto è cosa buona desiderare di essere chiamati dal padre per unirsi a lui? Lo dico essendo marito e padre, ma con un desiderio grande del Signore. Allora, il desiderio del paradiso in sé è cosa molto buona, d'accordo? Bisogna vedere le motivazioni per cui uno vuole essere chiamato al padre. E poi altra cosa che dirò, perché va, se uno desidera, come dice San Paolo, essere sciolto dal vincolo di questo corpo, perché non vedo l'ora di andare a stare con il Signore, quindi è mosso da quella che si chiama la carità, quindi dall'amore di Dio, questo è un desiderio buono. Ah, certo, se uno vuole essere sciolto dal corpo perché non vuole stare presso alla moglie e ai figli, non è il suo caso, ma sto dicendo questo per far capire, certamente è una cosa molto meno nobile. Se uno vuole essere sciolto dal corpo perché non vuole soffrire più, è meno nobile ancora. Pensiamo, insomma, se uno pratica l'eutanasia, ma io voglio essere sciolto dal corpo perché, insomma, no? Quindi andiamo a finire poi nel ridicolo. Quindi il desiderio del paradiso è una cosa buona, purché sia temperata, come dice San Paolo, perché San Paolo dice: per quanto mi riguarda me ne andrei subito in paradiso, ma siccome qualche cosa mi dice che la mia presenza qui sulla terra fa bene a voi, rimarrò sulla terra a servire il Signore fino a quando Lui vorrà. Quindi, perché noi dobbiamo fare la volontà di Dio, d'accordo? Perché un desiderio smodato del paradiso può essere un atto egoistico, d'accordo? Perché sicuramente noi in paradiso andremo a star bene. Però
Ma hai servito tu abbastanza nostro Signore in questo mondo oppure no? Devi anche sapere, insomma, che più lo servi in questo mondo e più hai la possibilità di crescere nelle virtù e nella carità, più alta sarà la gloria in paradiso. Quindi va temperato con queste considerazioni. E quindi se è temperato con queste considerazioni, viene anche fatto oggetto, insomma, di preghiera, di aspirazioni, di desideri, insomma, nei confronti del Signore, il Signore ne è certamente contento, insomma, no? Ecco, l'importante è che sia ben vissuto, quindi ci siano delle buone motivazioni che animano il desiderio del cielo e che siano temperate, ecco, dalla volontà di unirsi a quella di Dio, perché dire al Signore, se tu vuoi che io stia 200 anni sulla terra a soffrire e a servirti, meglio ancora se questa è la tua volontà. Ecco, quando si riesce a pregare in questo modo, certamente si possono fare tutti quanti gli slanci verso il cielo che desideriamo, no? De Angelis.Rossella, buonasera, padre, come mai dalle scritture dell'Antico Testamento Dio appare molto più severo rispetto alla predicazione di Gesù nel Nuovo Testamento? Perché c'è stata una pedagogia, figlia cara, nella rivelazione, no? Una pedagogia che trovando un uomo molto rozzo, molto, diciamo così, malmesso nell'Antico Testamento e anche proprio rude nel senso di poco civilizzato, diremmo oggi con un linguaggio moderno, poco evoluto, ma non nel senso dell'evoluzione dalle scimmie, nel senso di, come dire, molto molto terra-terra, anche perché la situazione di estrema miseria morale causata dal dilagare dei peccati l'aveva molto molto degradato, quindi il nostro Signore ha dovuto agire, come nella sua sapienza stabiliva, in un certo modo e con un certo anche rigore nell'Antico Testamento. E chiaramente Gesù è venuto sulla terra quando è giunta la pienezza del tempo, dice San Paolo, quindi quando c'era anche un grado di crescita, diciamo così, del grado, diciamo così, del genere umano, tale da poter cambiare un pochino registro. Quindi non sono due dì diversi, come dicevano gli eretici, ecco, ma sono lo stesso Dio che però nel tempo, con una sua pedagogia, parte, diciamo così, con uno stile, poi arriva ad un altro, d'accordo? Ma già nell'Antico Testamento si vedono tanti attestati di divina misericordia, così come nel Nuovo Testamento si vedono anche tante manifestazioni della divina giustizia. Insomma, quando Gesù fa il discorso di Matteo 25 sul giudizio universale, lì certamente via da me maledetti nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli, certamente non è un discorso, è un discorso fatto in nome della divina giustizia che funzionava prima e funziona adesso, così come la divina misericordia si vedeva già prima e poi si è sprigionata in pienezza con Gesù, no? Diego Daloia 27. Prendere la comunione umana è davvero sbagliato. C'è un sacerdote che conosco che fanno battaglia pro alla comunione in mano. Non si capisce se questo sacerdote fa una battaglia oppure no. Allora, il discorso della comunione in mano è un discorso complesso, perché bisogna vederne le origini. Sicuramente questo è nato e siamo sviluppato nella Chiesa a partire da un abuso, da una disobbedienza, d'accordo? Perché Paolo VI, a suo tempo, adesso qui non c'è tempo di fare tutta la catechesi, comunque la trovate in giro online per chi volesse approfondire, e quando gli vennero le prime richieste di fare questa cosa, disse di no. Poi, trovandosi dinanzi ad una disobbedienza di fatto, perché nonostante il divieto c'era chi continuava nel nord Europa a fare questa cosa, fece delle concessioni molto limitate. Quindi si può fare in piccoli gruppi a certe condizioni, con la massima attenzione, non troppo spesso, eccetera, eccetera. Il problema è che, come sempre accade, fai l'eccezione e l'eccezione poi diventa la regola. Di lì a poco, conferenze episcopali chiedono, non chiedono, votano, fanno e fanno arrivare le richieste alla Santa Sede. Chiaramente, creato il precedente, non puoi rifiutare perché fai alla conferenza episcopale belga gli dici di sì, alla conferenza episcopale italiana gli dici di no. È andato dilagando questa cosa. Quindi questa cosa è attualmente consentita dalla legge della Chiesa, quindi questo bisogna dirlo, ed è consentita sotto la responsabilità, evidentemente, questo lo dico proprio con la massima, col massimo candore.
dei vescovi che hanno chiesto questa cosa e dei papi che l'hanno concessa. Punto. Detto questo, io personalmente, non è un mistero, ho sempre avuto delle forti riserve su questo modo di accostarsi alla Santa Comunione. C'è un testo che è appena uscito, lo consiglio, di Don Federico Bortoli, che è la sua tesi dottorale, che ha fatto proprio una tesi dottorale sulla comunione in mano. Posso anche darvi il titolo qui per chi proprio volesse proprio andare a approfondire, perché è uno studio veramente straordinario, insomma, nel senso che lo devo ritrovare adesso, dunque un attimino che ce l'ho da un'altra parte, vi trovo proprio il titolo così, e nel frattempo poi vi spiego anche un attimo qualche cosa. Si chiama La distribuzione della comunione sulla mano, profili storici, giuridici e pastorali, di Don Federico Bortoli. Allora, per esempio, nei primi secoli è vero che molti fedeli prendevano la comunione in mano, ma come vedrete in questo testo, io lo sapevo già, sopra la mano del fedele c'erano i sacri lini, quindi la specie eucaristica non entrava mai a contatto diretto con le mani del fedele. E non è che si metteva l'ostia e con l'altra mano prendevi l'ostia e te la mettevi in bocca, no. C'erano, adesso lo simulo per chi vede la diretta, si mettevano le mani così, sopra erano coperte, far capire, dal sacro lino in questo modo, faccio proprio vedere, e il fedele faceva così, accostava la bocca al sacro lino e prendeva l'ostia. Chiaramente poi questo sacro lino il diacono, il sacerdote, lo portava sull'altare e lo purificava. Quindi non c'era un pericolo di dispersione dei frammenti, perché per la fede eucaristica, se si stacca un frammento infinitesimale di ostia consacrata anche inavvertitamente, in quell'ostia è presente l'Altissimo. Chi è sacerdote e celebra sa che quando va a purificare una pisside, per quanto io usi per esempio le ostiche meglio confezionate di quelle, non si può, sono così integre che veramente non si sbriciano neanche un po', ma alla fine quando svuoti una pisside ci sono dei chiarissimi frammenti presenti di sopra. Ora, quindi, questa cosa che significa? Significa che chi opta per questa scelta, per questo modo, che può fare perché la legge della Chiesa glielo consente adesso, deve in coscienza mettersi davanti al Signore e vedere se è il caso di prendersi questa responsabilità davanti a Lui, di rischiare di incorrere in una cosa di questo genere. Questo giudizio di coscienza, a mio avviso, è doveroso. Quindi, fermo restando la liceità da un punto di vista di legge ecclesiale. Se tu, alla luce di tutto questo, te la senti di fare questa cosa qui, la ritieni così importante, io come ministro della Chiesa, evidentemente, non posso rifiutarmi di distribuire, se a meno che non ci siano gravi ragioni. Se io mi accorgo che una persona viene a farsi la comunione in mano e ha le mani che luccicano, per esempio, scusatemi, per quanto sono sudate, io l'ostia in mano in quel caso non gliela metto, insomma, perché è veramente una cosa, ecco, indecorosa, no? Ma fuori di queste circostanze, diciamo così, caso per caso gravi, ti prendi tu la responsabilità di fare questo. Io posso dire che se fossi stato vescovo chiamato a votare su questa cosa qui, avrei votato no. quindi essendo un povero prete, non è nella mia possibilità rifiutarmi, ma un fedele non è obbligato a farlo, quindi, e deve essere, a mio avviso, io questo cerco di farlo, e, come dire, informato, responsabilizzato, dicendo: guarda che se questo modo di accostarsi alla comunione, io te lo devo dire da pastore, presenta questi rischi. Se te la senti di prenderteli, buon divertimento, insomma, buon viaggio, insomma, no? Io non lo farei, insomma, no? Corridore 62. Buonasera, padre, mi può spiegare come si attua la castità coniugale? La castità coniugale non è una cosa bellissima, perché non è altro. La castità è un'unica virtù che ha delle forme diverse di esercizio. Un single vive la castità nella forma della continenza. I fidanzati vivono la castità nella forma limitata alla affettività. D'accordo? Le manifestazioni, le effusioni che fanno circolare l'affetto tra due fidanzati sono lecite. Quando cominciano ad attivare, qui chi può capire capisca, ma siamo tutti grandicelli, altri fattori scatenanti diventano
eccessive. È evidente che tra due sposi è aperta anche l'ambito della sana e santa sessualità. Allora, la sana e santa sessualità è quella che la Chiesa dice nei suoi documenti, si esplica negli atti coniugali tra un uomo e una donna, specifica compiuti in maniera umana e onesta. Il linguaggio della Chiesa è sempre molto sobrio e in apertura alla vita. Apertura alla vita, sappiamo, da Romani Vitae non significa necessariamente andare sempre in cerca di una nuova nascita, d'accordo? È lecito, e qui c'è tutto quanto un discorso ampio che devono fare gli sposi, insomma, in certe circostanze, per certi motivi, ricorrere per un certo periodo di tempo, anche più a lungo, all'uso dei periodi infecondi per non andare incontro a gravidanze che possono sembrare eccessive, tutto quello che uno vuole. Quindi è illecito, quindi viola la castità coniugale, comunque il ricorso alla contraccezione artificiale, e viola la castità coniugale, qui si cerchi di capire, insomma, perché quindi atti coniugali compiuti in modo umano e onesto. Quindi ciò che esula dall'atto coniugale, come dire, naturale, chiamiamolo così per farci capire, esula dalla castità coniugale. Quindi chi può capire, capisca. Purtroppo oggi, con tutto il dilagare di pornografia che ci sta in giro, non credo che sia molto difficile arrivare alle forme di esercizio della sessualità coniugale che sono certamente contrarie alla castità coniugale, che quindi sono peccato anche se compiuti tra marito e moglie. Spero di essere stato chiaro, poi se non lo fossi, Corridore 62 mi avverta. E il gatto io, buonasera caro Don Leonardo, ci può parlare dello sposalizio di Emilia Giuseppe che festeggeremo il 23 gennaio? Anche in linea generale mi piacerebbe sapere di più su questa festa, grazie. Figlia mia, qui facciamo la stessa cosa di prima con l'inferno, il purgatorio e il paradiso. A me anche mi piacerebbe sapere tante cose sullo sposalizio tra Maria e Giuseppe, perché per il mio amore grande alla Madonna mi piacerebbe sapere tanti particolari, ma questi tanti particolari non si possono sapere, insomma. Quindi sappiamo dai Vangeli, insomma, che certamente Giuseppe e Maria sono stati veri sposi, non sono stati marito e moglie, nel senso che quanto appena detto sulla castità coniugale loro non li riguardava, perché loro hanno vissuto anche nel matrimonio la castità virginale, non la castità coniugale, perché la Madonna è vergine prima, durante e dopo il parto, e San Giuseppe ha rispettato questo suo desiderio, anzi ha unito il suo gioioso sacrificio a quello di Maria Santissima. Sono state però delle vere nozze, si sono amati profondamente, da spose e spose si sono assistiti, serviti, riveriti in tutto. Il caso di Giuseppe e Maria non è stato un unicum, perché ci sono state delle coppie cristiane, per esempio io mi chiamo al battesimo non soltanto Leonardo Maria ma anche Enrico, e Enrico era imperatore ed era sposato con Santa Cunegonda, ma entrambi, pur sposati, scelsero di vivere il matrimonio nella più assoluta castità, non castità coniugale. Castità vuol dire continenza. Ci sono stati dei rari casi nella storia della Chiesa in cui anche delle coppie cristiane hanno vissuto in totale continenza il matrimonio. Altri, un po' più frequenti, anche se evidentemente sporadici, che dopo aver fatto per esempio figli o altre cose di questo genere, a un certo punto hanno scelto di gioiosamente, liberamente, di comune accordo, perché queste sono cose che si fanno sempre in due, di offrire a Dio la rinuncia, diciamo così, all'esercizio fisico della sessualità, e continuando ad amarsi però come marito e moglie. Diciamo, il matrimonio di Giuseppe e di Maria ci dimostra una cosa fondamentale, ecco, che prima di essere corpi si è anime, che il matrimonio si fonda su un amore che è un amore personale, anche a prescindere, ecco, da ciò che poi comporta come normale e come evidentemente buono, retto, onesto e giusto nell'attuale, diciamo, economia della salvezza sacramentale, ma quindi tutta quanta la corporeità bella che vivono gli sposi, ma che non è la cosa più importante che ci faccia credere la società attuale, né quella assolutamente essenziale.
perché la cosa essenziale è la scelta di amarsi, cioè di dare la vita l'uno per l'altra. Dentro questo contesto, poi tutto, anche la vita relazionale, diciamo così, sessuale, trae poi forza, bellezza e tutto il resto, no? Pietro Donato B dice: una volta ho fatto una preghiera di benedizione sulle bomboniere della cresima di mia figlia e ho usato anche acqua benedetta regalatami. Allora, non so se Pietro Donato B sia un diacono permanente, insomma, perché le preghiere di benedizione non si possono fare, insomma, ordinariamente, no? Perché il compito di benedire altri è un compito sacramentale, quindi inerente all'esercizio dell'ordine sacro a partire dal diaconato in poi. Quindi questa è una cosa che non si fa. Noi possiamo invocare la benedizione su di noi, no? Cioè, un laico può dire Dio mi benedica, o può dire Dio ti benedica, ma non può dire ti benedico, d'accordo? Assolutamente, perché non ha il potere di farlo, d'accordo? Perché non ha il potere di agire con l'autorità, ecco, ministeriale di nostro Signore Gesù Cristo, perché non ce l'ha. Ecco, quindi, in linea di massima, certamente il Signore poi guarda il cuore, guarda le intenzioni, perché molte volte si fanno queste cose appunto con la buona intenzione di fare una cosa buona e quindi non bisogna farne una tragedia. In linea di massima è sempre meglio, a mio avviso, insomma, un consiglio da ritenere, non fare cose dove, qualificabili come un po' strane, diciamo così, no? Un po' fuori, insomma, un po' stravaganti. Almeno non, cioè, se uno poi in privato, nel suo rapporto personale con Gesù, quando prega tu per tu, insomma, si sente, insomma, di potersi prendere qualche personale licenza, insomma, che non sia riverente nei confronti del Signore, faccia pure, no? Ma quando agiamo esternamente o in cose che riguardano anche gli altri, mantenere sempre, insomma, una buona misura, insomma, un equilibrio è sempre preferibile, a mio avviso. Fermo restando, però, ecco che il Signore poi guarda le intenzioni con cui si fanno le cose, no? Roma Nelloi dice: buonasera Don Leonardo, come può il libero arbitrio di noi esseri umani incontrare la grazia di Dio non essendo in stato di grazia? La domanda non è molto comprensibile, però la grazia non è che la incontra il libero arbitrio, la grazia la incontra la persona, non il libero arbitrio. Il Signore muove il libero arbitrio senza fargli violenza quando suscita la grazia della conversione, nel senso che lo muove a sé. Questo movimento però rimane infruttuoso ed inefficace se la persona non risponde con il consenso alla grazia della conversione, quindi alla mozione della grazia preveniente che lo attira al Signore. Se acconsente, certamente riceve la grazia della giustificazione, quindi che è anzitutto il perdono dei peccati e poi l'infusione della grazia santificante. Ovviamente questo avviene poi ordinariamente attraverso le varie tappe, i vari passaggi sacramentali, quindi una persona che non è battezzata chiederà il battesimo, una persona che era battezzata, ma è stata tanti anni lontana dai sacramenti, la prima cosa che farà si confesserà. E quindi riacquisirà la grazia attraverso i mezzi propri, cioè i canali di trasmissione della grazia, che sono, quando uno non ce l'ha, i sacramenti dei morti, si dice nel catechismo di un tempo, sono due, sono il battesimo e la penitenza. Quindi sono gli strumenti per mezzo di cui la grazia di Dio, che non abbiamo mai avuto, che abbiamo perso dopo averla avuta, la ritroviamo. Zero Folle 63, buonasera carissimo Leonardo, come si vive la castità sponsale? Credo di aver già risposto a questa domanda, è la stessa cosa la castità coniugale. Grazie Renata, carissimo Leonardo, mi sono procurata la data del mio battesimo e vorrei sapere le modalità per il rinnovo delle promesse battesimali. Quella della notte di Pasqua. Rinuncio a Satana, rinuncio a tutte le sue opere, rinuncio a tutte le sue seduzioni, credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Credo in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine,
eccetera, eccetera. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, quindi la triplice rinuncia a Satana e la professione del simbolo apostolico, ecco, l'istinto nella fede nel Padre, nel Figlio, nello Spirito Santo e poi la Santa Chiesa, tutte quante gli ultimi 5 articoli del simbolo apostolico. E Bias Loredana, di viatico e unzione degli infermi sono la stessa cosa? Assolutamente no, l'unzione degli infermi è un sacramento, cosiddetto olio santo, che si dà non solo ai moribondi ma anche alle persone che sono gravemente malate o devono fare un intervento chirurgico, insomma, molto delicato, che potrebbe anche esserci conseguenze come dire, fatali. Il viatico invece, che può essere dato all'interno del rito dell'unzione dell'inferno, si chiama in quel caso rito continuo, con confessione, indulgenza in articolo mortis, unzione dei malati e viatico, oppure in modalità distinte, è, come dice il termine stesso, è l'ultima comunione, la comunione che si fa appunto in punto di morte, e si chiama appunto viatico, perché appunto diciamo l'ultima comunione, cioè la via, il viatico, il lascia passare, dovrebbe essere, insomma, no? Per la vita eterna, perché chi muore con la Santa Comunione fatta in grazia di Dio appena fatta, insomma, che vada all'inferno è, non dico impossibile, insomma, perché poi nessuno può essere certo di stare in grazia di Dio, ma molto molto difficile, no? Biscopo Matteo, ma tutti gli uomini nel pensiero originale di Dio devono essere come la Madonna, come per esempio per la purezza della gloria che dovevano avere? Certamente sì, tutti gli uomini nel pensiero di Dio sarebbero dovuti essere innocenti, privi di peccato e rimanenti nella giustizia originale come erano i nostri progenitori. Ariano Torelli, punto 31. Gesù si dice anche essere un nuovo Adamo. Maria perché è definita nuova Eva? Ne abbiamo già parlato. Perché i capostipiti del genere umano sono stati due, Adamo ed Eva. Il peccato è entrato nell'umanità, il serpente ha fatto cadere la donna e la donna ha fatto cadere l'uomo. Era quindi conveniente che i capostipiti della nuova umanità fossero lo stesso due, un uomo e una donna, il nuovo Adamo e la nuova Eva, e che insieme concorressero, certamente in misura assolutamente principale e fondamentale, il nuovo Adamo che è Gesù, e in misura secondaria e subordinata la nuova Eva che è Maria, alla redenzione, al riscatto del genere umano e al ripristino della vita della grazia. Biscopo Matteo continua, forse la domanda precedente, oppure nessuna creatura, anche se nessuno avesse peccato, non sarebbe mai stata simile alla Madonna. Ecco, abbiamo già risposto, teniamo sempre presente che è simile alla Madonna perché la grazia che ha avuto la Madonna non l'avrebbe avuta nessuno neanche in stato di natura integra, perché comunque il Verbo si sarebbe fatto carne lo stesso dalla Vergine Maria e la grazia necessaria per avere in sé il Verbo fatto carne sarebbe stato comunque un unicum. Fulginiti, buonasera Donda, quando vivi una divina volontà potresti raccontarci brevemente? Allora, qui non si fanno domande domande personali, anzitutto, d'accordo? Non si fanno né in questo contesto, ordinariamente non bisogna mai fare domande personali al prossimo. Io conosco la divina volontà da circa 3 anni e qualcosa, sì, 3 anni abbondanti, e provando a vivere in questo mondo, quindi meditando e cercando di vivere in questo mondo, si vive notevolmente meglio, insomma, molto molto meglio rispetto a come si viveva prima. Grazie ai responsabili di Dio della Chiesa che soffre, mi ha detto che posso far dire le messe di guarigione anche per più defunti. Questa situazione è stata considerata qualche mese fa. Allora, io non ho detto che non si possono far dire, io ho detto che non è la stessa cosa, d'accordo? Farle dire per una o per più persone. Quindi cerchiamo sempre di capirci bene. Rossana Gambari, padre, buonasera, come posso riuscire a comprendere con sufficiente chiarezza se le mie scelte di vita se sono dettate da Dio? Questi sono argomenti, figlia mia, di cui parlare con il padre spirituale e in maniera circostanziata, non in questa sede, e sempre con qualcuno che la conosca. E
Tupelo 84. Salve padre, cosa ne pensa? Sono due domande simili. Del tabernacolo posterati piuttosto che al centro, un angolo tolto al centro. Allora, manca poco tempo alla fine. Questa è una domanda che richiederebbe un po' di articolazione. E il tabernacolo dovrebbe stare sempre in una posizione centrale nella chiesa. Questo poi bisogna vedere però anche l'architettura e proprio la conformazione di alcune chiese. Sono una chiesa bellissima adesso, dove il tabernacolo, però uno dovrebbe vedere come è fatta sta chiesa, d'accordo? Quindi sta in una cappella laterale dietro l'altare. Sarebbe proprio impossibile metterlo sull'altare, perché sull'altare c'è l'altare maggiore antico, dove c'era sicuramente un tabernacolo proprio sull'altare, ma ci hanno adesso messo davanti il nuovo, per cui se ci fosse il tabernacolo sull'altare sarebbe completamente coperto dalla mia persona quando vado a celebrare la messa versus populum. Per cui, cioè, come dire, l'affronto fatto al tabernacolo sarebbe molto più grande che non tenerlo nella cappella laterale. Quindi in linea di massima al centro, ma con le nuove norme liturgiche e con la nuova modalità di celebrazione della Santa Messa bisogna usare alcuni accorgimenti. Adesso dobbiamo fermarci, perché altrimenti Instagram ci toglie la parola. La mia benedizione a tutti. Alla